Champion Kart 2015 torna in pista per il terzo round stagionale sul circuito di Precenicco nei pressi di Lignano Sabbiadoro. I giovani protagonisti della categoria Baby Academy sono pronti per darsi battaglia lungo gli oltre 1200 metri del kartodromo friulano, con Samuele Mengozzi che si presenta in testa alla classifica del campionato promosso dalla Parolin Racing Kart con un solo punto di vantaggio nei confronti di Valerio Rinicella. Nelle qualifiche Rinicella è subito scatenato, cogliendo una strepitosa pole position con il tempo di 1:00:940 davanti a Brando Badoer, Valerio Marzi e Samuele Mengozzi. Allo start di gara 1 Marzi, con il numero 76, è subito abile nel soffiare a Rinicella la leadership della gara, con Badoer alle loro spalle che invece è costretto ad alzare bandiera bianca già dopo poche curve. Marzi e Rinicella sembrano poter imporre il proprio ritmo agli avversari, con Mengozzi però che riesce ad avere la meglio nei confronti di Forenzi e Savelli, issandosi in terza piazza e lanciandosi all'inseguimento del duo di testa. Dopo poche tornate, Rinicella rompe gli indugi e attacca Marzi, portandosi al comando, ma il rivale nel giro successivo gli restituisce il favore con Mengozzi che non si lascia sfuggire l'occasione di scavalcare a sua volta Rinicella salendo in seconda piazza. È battaglia aperta nel terzetto al comando, fino a quando nel corso del sesto giro il numero 32 Mengozzi finisce in testa coda, perdendo diverse posizioni. Davanti rimangono Marzi e Rinicella a giocarsi il successo, con quest'ultimo che nel settimo giro si riporta al comando ed il rivale che è invece autore di un testa coda, giocandosi così le possibilità di lottare fino all'ultimo per la vittoria. Rinicella vola così indisturbato verso il successo, con Pugliatti che riesce ad avere la meglio nei confronti di Forenzi, conquistando la seconda posizione. A seguire più staccati Mengozzi, Falavigna, Savelli, Marzi, Aldaeri e Panaev. Gara 2 scatta con la griglia di partenza scaturita dall'ordine di arrivo della prima manche ed il numero 55 Rinicella è subito bravo a mantenere il comando davanti a Forenzi, mentre al primo tornantino Badoer è sfortunato protagonista di un testa coda. Rinicella chiude al comando il primo giro, ma Forenzi lo attacca all'interno del curvone portandosi in testa, con Falavigna che occupa la terza posizione. Rinicella però non ci sta e nel corso della seconda tornata attacca nuovamente Forenzi riprendendosi il comando. Gara molto equilibrata nelle prime fasi con il duo di testa che progressivamente riesce ad acquisire un buon margine nei confronti di Falavigna, Mengozzi, Panaev, Marzi, Savelli e Aldaheri, con Pugliatti e Badoer scivolati in fondo al gruppo. La battaglia per la vittoria è più aperta che mai, con Rinicella e Forenzi che danno vita ad un duello entusiasmante. Il pilota del team Arrow riesce a scavalcare il rivale dell'Ippoliti Racing all'inizio della tornata conclusiva, ma quest'ultimo reagisce riprendendosi la vetta a poche curve dal traguardo. L'arrivo è praticamente in volata, con Rinicella che passa per primo sotto la bandiera scacchi con un margine di soli 74 millesimi su Forenzi, completando così una giornata per lui trionfale. Grazie a questo straordinario hat-trick, Rinicella è il nuovo leader della classifica con 92 punti, mentre Mengozzi con due quarti posti sale quota 73. Categoria Baby Academy, terzo classificato, Valerio Marzi. Allora Valerio, hai agguantato un podio proprio nel finale di gara, comunque sei contento di questo weekend? Sì. Senti, è stato difficile riuscire a battersi con i tuoi avversari oggi? No, tanto. Ok, per la prossima gara qual è il tuo obiettivo?
Vincere. Categoria Baby Academy, secondo classificato Giuseppe Forenzi. Allora Giuseppe, è stato proprio un arrivo al photo finish per pochi millesimi, non sei riuscito ad arrivare primo, però sei contento ugualmente? Sì, sono molto contento, anche perché mi mancava proprio poco. Senti, l'appuntamento con la vittoria è solo rimandato a questo punto. Sì. Categoria Baby Academy, primo classificato Valerio Rinicella. Allora Valerio, un weekend perfetto, pole position, vittoria in gara 1, vittoria in gara 2, sei contento quindi? Sì. Senti, in gara 2 abbiamo visto un arrivo al photo finish in volata con il tuo avversario. È stato ancora un motivo ulteriore di soddisfazione l'averlo battuto per pochi millesimi? No. Bene, per la prossima gara quali sono i tuoi obiettivi? O vincere o perdere. L'importante è divertirsi. Sì. Va bene, grazie Valerio. Grazie.